Sono Martina D'Amico, lavoro in 150 all'interno della BU Learning Center, mi occupo di formazione finanziata e in particolar modo noi operiamo tramite fondi per i tecnici interprofessionali che, per chi non li conoscesse, sono degli strumenti utili a beneficio delle aziende per andare a finanziare interventi formativi a beneficio del personale. Operiamo soprattutto con i principali fondi interprofessionali per la formazione dei dipendenti, sicuramente in primis fondi impresa, che è il fondo per eccellenza, che è stato costituito da Confindustria e dalle organizzazioni sindacali proprio al fine di promuovere la formazione continua del personale inquadrato come impiegati, operai e quadri. E fondi impresa sicuramente è il fondo per eccellenza perché la maggior parte delle aziende aderiscono a questo fondo e quindi si muove con diversi canali di finanziamento, soprattutto a Bisi e a Sportello, a cui l'azienda può accedere anche attraverso un soggetto proponente, come ad esempio 150, che è un ente qualificato presso fondi impresa per la presentazione dei progetti a valere sul conto di sistema. Tra i fondi interprofessionali l'azienda ha anche la possibilità di aderire, qualora in organico avesse dei dipendenti inquadrati come dirigenti, ai fondi appunto per i dirigenti come Fondir e Fondirigenti. Tra l'altro in questo momento è attivo un avviso che è 5/2021, che è un avviso straordinario, che va a finanziare gli interventi formativi in ambito digitale e abilità personali. Quindi periodicamente comunque gli avvisi emanano dei bandi e sono comunque degli strumenti a cui l'azienda può accedere in qualsiasi momento, dando una comunicazione al consulente del lavoro al momento del flusso maintenance, dell'invio del flusso maintenance. Il mio intervento mi focalizzerò soprattutto sul credito di imposta formazione 4.0, che è un'opportunità per le aziende, diciamo, temporanea, perché è stata introdotta con la legge di bilancio del 2018 ed è stata prorogata fino al 2022. E diciamo che nel mondo della formazione finanziata abbiamo i bandi legati ai fondi per i tecnici interprofessionali, alla regione, al Fondo Sociale Europeo, che sono soggetti a una valutazione da parte di una commissione di valutazione e quindi diciamo l'azienda deve aspettare in qualche modo l'esito del progetto di formazione. Per quanto riguarda invece il credito di imposta formazione 4.0 è un'agevolazione fiscale a cui si accede in maniera automatica ed è volta a creare e a consolidare le competenze delle cosiddette tecnologie abilitanti, così come descritte nel piano industria 4.0. Quindi l'obiettivo della misura è quello di andare a accrescere le competenze al fine di realizzare il paradigma 4.0. Possono accedere tutte le imprese residenti in Italia, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore di appartenenza, dalla dimensione aziendale, dal regime contabile applicato e dalla determinazione dei redditi ai fini fiscali. Per quanto riguarda il settore di appartenenza, tra l'altro il legislatore precisa che possono partecipare a questa agevolazione anche le imprese del settore pesca che producono prodotti agricoli in via primaria. Le attività finanziabili con il credito d'imposta sono attività che rientrano nel piano industria 4.0. Il decreto, la legge di bilancio ne indica alcune che ho riportato all'interno della slide e la ratio del legislatore è proprio quella di contribuire e favorire alle aziende la possibilità di offrire un prodotto o un servizio che sia più performante e soprattutto più tecnologico. Quindi ritroviamo analisi dei dati, big data, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine, integrazione dei processi digitali, robotica avanzata. A primo impatto sembra che queste tematiche non rientrano nei ambiti tematici delle aziende, in realtà così non è, perché possiamo prevedere a titolo esemplificativo la formazione per quanto riguarda la forza commerciale rispetto alla business intelligence, quindi l'analisi di quelli che sono i dati sui consumi dei nostri clienti, l'analisi di mercato, oppure la formazione per quanto riguarda il riguardo ricerca e sviluppo, per quanto riguarda le nuove tecnologie legate alla stampa 3D, oppure per quanto riguarda il reparto di produzione rispetto alle nuove tecnologie di robotica avanzata, oppure ancora per quanto riguarda l'area amministrativa, la formazione sull'analisi dei dati, data e dei software che li elaborano.
Per quanto riguarda invece l'ultimo punto dell'integrazione digitale dei processi aziendali, è possibile e comunque noi come 150 intendiamo in qualche modo valutare quelli che sono i progetti rientranti nel credito d'imposta anche attraverso la valutazione da parte di un nostro revisore in via preliminare, affinché appunto l'azienda abbia sicurezza e accesso in qualche modo a questo beneficio. I soggetti che possono erogare la formazione sono i dipendenti all'interno dell'azienda, ovviamente, che possano certificare le competenze e le conoscenze nella materia oggetto dell'intervento, ma anche docenti che possono essere incaricati dagli enti che rispettano i requisiti previsti dal decreto. E quindi l'accreditamento presso la regione o la provincia autonoma in cui ha sede l'azienda beneficiaria, come anche l'accreditamento presso uno dei fondi, l'attestato di qualità per il settore A37, che è il settore per l'erogazione dei corsi di formazione, gli istituti tecnici e l'università. Le spese ammissibili nel credito d'imposta sono quelle che rientrano sicuramente primis il costo del personale in formazione e quindi le ore che sono dedicate al dipendente alla realizzazione delle attività formative, intesa come mancata produttività per l'azienda che ovviamente distoglie il lavoratore durante l'attività formativa, durante la giornata lavorativa, per usufruire di queste attività di formazione. I costi legati ai servizi di consulenza, quindi di coloro che si occupano della gestione della pratica, i costi diretti del progetto formativo e quindi materiale, ammortamento di forniture e attrezzature per uso esclusivo del progetto di formazione, e le spese indirette del progetto. Per quanto riguarda il livello di competenza, il livello delle attività formative, diciamo che il legislatore parla di creare e consolidare le competenze, quindi la formazione può essere diretta e può essere indirizzata sia ai dipendenti che non hanno conoscenze e competenze nella materia oggetto, sia a quelli che intendono che a vario titolo o a vario livello hanno già determinate conoscenze. Le attività formative però devono essere rivolte ai lavoratori con contratto subordinato a tempo determinato e indeterminato o ai lavoratori con contratto di apprendistato. La circostanza che l'azienda voglia includere nelle attività formative altre figure non incide sull'accesso al beneficio, semplicemente il costo di queste figure non andrà calcolato nell'agevolazione del beneficio fiscale. Quindi, come abbiamo detto, il costo aziendale, che è quello, una delle spese imputabili nel credito d'imposta, tiene conto della retribuzione lorda del dipendente, comprensiva della tredicesima, della quattordicesima, delle ferie e dei permessi maturati dal lavoratore durante la realizzazione delle attività. E la misura del credito d'imposta si ottiene al 50% per le micro e piccole imprese, per le medie imprese il 40% e il 30% per le grandi imprese, con i massimali che potete vedere nella slide intesi come massimali annui. Il credito d'imposta è utilizzato in compensazione, presentando l'F24 l'anno successivo a quello in cui l'azienda sostiene i costi, e il requisito fondamentale è che l'azienda rispetti la normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ovviamente sia in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a beneficio dei dipendenti. Un altro requisito fondamentale è quello della certificazione dei costi, perché i costi sostenuti dall'azienda in ambito credito di imposta formazione 4.0 per le imprese che non sono soggette alla revisione legale dei conti in maniera obbligatoria devono rivolgersi a un revisore che certifichi queste spese, e il costo del revisore è imputabile tra le spese ammissibili nel credito di imposta fino a un massimale di 5.000 euro. Ho inserito questa slide rispetto alla sinergia con la formazione finanziata perché, come vi dicevo, l'azienda che eventualmente abbia un attivo, un progetto di formazione su fondi impresa potrebbe avvalersi di entrambe le opportunità, andando in qualche modo a recuperare il costo della docenza per quanto riguarda i piani a valere sui fondi e recuperare il costo del personale per le ore dedicate alla formazione con il credito d'imposta. Quindi, diciamo, i due contributi, tra l'altro come previsto dalla legge di bilancio, sono cumulabili. E 150, comunque, l'ente che seguirà la pratica si deve occupare di
predispone una relazione illustrativa rispetto ai contenuti e agli obiettivi della formazione. E, tra l'altro, la documentazione contabile amministrativa deve essere archiviata dall'azienda, come anche la documentazione che va a quantificare correttamente quello che è stato indicato come costo del personale, e naturalmente i registri che vanno a rilevare l'effettiva partecipazione dei dipendenti a questi corsi sul credito d'imposta. Per massimizzare il beneficio è inteso nel momento in cui andiamo a individuare le risorse che sono destinatarie di questi corsi di formazione sul credito d'imposta e il numero delle ore di formazione che verranno erogate nell'arco di un anno, al fine di massimizzare il beneficio sicuramente l'ente di formazione dovrà occuparsi di predisporre la programmazione didattica, il calendario didattico, i registri didattici, ma soprattutto monitorare quelle che sono le ore di formazione che vengono erogate nell'arco di un anno, al fine di evitare che al 31-12 l'azienda si ritrova con un beneficio che aveva calcolato in fase di progettazione nettamente inferiore rispetto a quello che poi si va a calcolare in sede di rendiconto. E a tal proposito 150 ha predisposto una piattaforma e-learning per dare la possibilità alle aziende di poter accedere al credito d'imposta. È una piattaforma che noi abbiamo predisposto nel rispetto di quelli che sono i criteri e vincoli, i criteri e vincoli del credito d'imposta. Perché? Perché la strutturazione dei corsi è una strutturazione interattiva. Quindi il discente durante la fruizione dei corsi avrà la possibilità di rispondere a testa e risposta multipla, quindi sono previsti dei momenti di verifica, un momento di verifica finale con il rilascio dell'attestato di partecipazione spendibile. Tra l'altro con la nostra piattaforma la piattaforma web sostituisce quelli che sono i registri in formato cartaceo, perché come previsto dal decreto abbiamo la possibilità di estrapolare dei report in cui vengono indicate le ore e i minuti in cui i discenti fruiscono di questa formazione. E quindi questo dà possibilità sia all'ente di formazione ma anche all'azienda di avere contezza rispetto alla realizzazione delle attività di formazione. E 150 ovviamente ha i requisiti per poter gestire la pratica di finanziamento, quindi noi restiamo a disposizione per chiarimenti. E tra l'altro vi invieremo anche il link per visualizzare la nostra piattaforma e quindi verificare. Noi abbiamo inserito all'interno della piattaforma 25 moduli per un totale di 200 ore di formazione che riteniamo siano fattibili a netto di quelle che sono le ferie permesse da malattia maturate ai dipendenti nel corso di un anno. Grazie. Grazie.